Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Siamo Buongiorno a tutti, buongiorno. in live. Vediamo un attimo. Allora, quanti siamo in set? Bene, dai. Partiamo bene oggi. Allora, per chi non lo conoscesse, lui è mio amico, possiamo dire così, Luca Ratti. Pesca Ciao a tutti ragazzi. con il Lex, come si può vedere, e ganchi. Vabbè, io sono principalmente sponsor di Ilex, Sì, vabbè, dai. però sono collegati, diciamo. Cioè, vanno a Sì, braccetto. Lui pesca spinning, mosca, soprattutto ora. luci. E trutaria, lucio, un po' di tutto, possiamo Sì, dire, vero? dai, diciamo che la mia vera nascita, la mia vera pesca è la pesca al lucio, ma per necessità fisiche che mi ha visto gli ultimi mesi E costretto, sono tempo. dovuto passare a trotare, vabbè, trotare con una bambina in arrivo, il tempo va a stringere. Allora, Si dice molto, ecco. quest'oggi andiamo a parlare, come se vedete dal titolo qua sopra, dello spinning ai predatori in generale. Risponderemo ovviamente alle domande e parleremo un po' di tutto, dalla A alla Z più o meno, per quello che ci consente. Così almeno occupiamo un po' di questo beneamato tempo che siamo nostro malgrado costretti a Esatto. passare in casa. Esatto. Per non annoiarvi troppo a guardare i nostri due faccioni, qua Fishing Sì, no, Planet. perché c'è povera gente. Vediamo un po'. Cioè, ti sei bloccato. Luca, No, sei un non attimo. muovo. Ok, sei un po' bloccato. No, ma funziona correttamente. Boh, il video si è bloccato. Bene. Controllare. No, io mi muovo, sei te che sei. Ti vedo bloccato. Anch'io mi Ok, vedo ecco. muovermi. Ok. Ok, tornato tutto a posto. Ok, Oggi devi recuperare tutto. Ieri non ho recuperato prima. Ok, dai. Di cosa vuoi iniziare a parlare? ma partiamo da quello che piace a tutti: tanti denti e tanta rabbia. Che bello tornare a Dai, casa con le dita belle, insanguinate e sfasciate. guarda, è che non si vedono in cam, ma di cicatrici volendo, se guardi bene, ne ho Ma anch'io. da vendere, malgrado adesso la stagione e la situazione. Ragazzi, stiamo in casa, per favore, cerchiamo sempre di ricordarcelo. Malgrado tutto ci costringano sempre a stare ben tappati in casa. Dai, dai. Comunque, detto ciò, dai, sei tu il direttore artistico. Devi tu portare Allora, avanti il discorso. Dai, dai. Fai sognare il tuo pubblico adorante. possiamo dire. Allora, per la pesca al luccio, intanto partiamo dalla base più base che tutti i pescatori a luccio sono d'accordo. Che in Italia ce ne sono pochi. A parte quello è un altro discorso. Cazzo di cavetto, che sia in acciaio, che sia in fluoro, deve esserci assolutamente. Vabbè, quello al 100%. Cavetto d'acciaio, cavetto in fluorocarbon, acciaio, io scelgo sempre cavetti generosi. Almeno un 40 libbre, almeno. Mentre fluorocarbon stiamo anche tranquillamente sui 100, perché è meglio evitare rischi. Anche perché, almeno con la mia esperienza che ho fatto all'estero, stare sotto misura e avere gli attacchi che si hanno là è molto rischioso. Una giornata media, una giornata da 20 pesci a testa, medio scarsa anche, dipende anche dalla zona dove si va, e ci andiamo a giocare facilmente l'attrezzatura. Soprattutto Ritrovarci. controllare bene i nodi, controllare bene Ah il beh, quindi filo.
Ogni Usando un tanto. nylon, usando un fluorocarbon, preferisco crimpare io, Anch'io. sinceramente. No, i nodi Il tipo ma termos. dal trecciato al fluoro, dico. Ah, dal trecciato al fluoro, sì, Il no, crimp, ragazzi. ovvio. Controlliamoli un milione di volte perché il meno in Italia mandare via un pesce con un'esca in bocca, ma questo vale in tutto il mondo, ovviamente, vuol Non è mai dire bello. probabilmente dichiarargli la sua fine. Se non stiamo usando dei monoami. E anche sì, chi non schiaccia ardiglione, ragazzi, non è solo per il pesce, anche per il vostro bene. Ho un orecchio con un palese segno di cosa vuol dire schiacciare gli ardiglioni, ma comunque beccarsi lo stesso l'amo. Schiacciamo gli ardiglioni sia per il bene del pesce che per il bene nostro, perché non schiacciare l'ardiglione è molto, molto, molto controproducente, a mio avviso. Non è una cosa delle più intelligenti che possiamo fare. Non certo, rischiamo di lasciare più pesci in acqua. È un rischio che possiamo correre, e possiamo accettare di correre. So che in Italia lasciare giù un pesce in uscita, che magari è la trentesima, e abbiamo già fatto 4 miliardi di lanci, non ce la facciamo più. Aggancio un pesce che è 60, o aggancio un pesce anche che fosse il pesce dei sogni e mi si slama. Se non spacco la canna è un miracolo. E mi è successo non tanto tempo fa una cosa del genere. Però onestamente, per la salvaguardia del pesce e per la sicurezza nostra, anche sulle ancorine, io personalmente l'ardiglione lo schiaccio. Perché un attimo farsi male e far fuori un pesce che non merita assolutamente di morire, perché noi ci dobbiamo divertire. Giusto. E allora. Puccio purtroppo tanto ha una brutta faccia, tanto è delicato, perché purtroppo è un pesce estremamente delicato. Quando mi dicono, ah, ma tanto è resistente, no. Un po'. Se Più non lo diventa pescheremo con la grande, meno ventosa. resistente è, anzi. Bravo Max, bravissimo. Se non lo pescheremo con la 9 piedi con la 5. Non lo pescheremo con l'attrezzatura che usiamo, che io almeno uso abitualmente. Questo parlando di attrezzatura per la pesca mosca, mi permetto di usare sempre 9 piedi per coda 10, 11, 12 volte addirittura. Mentre per lo spinning o il casting, comunque canne da. Butto lì una cifra che per 100 me è grammi. il minimo sostanziale accettabile, che è il 4-5 once. Per tradurre ai non esperti, più o meno contando che un'oncia sono 30 grammi, sono circa 28-30, 30 per 4, 120 grammi. Ecco, cioè, ma cavoli, io non lancio esche così pesanti. Non è questione dell'esca pesante. È del combattere il pesce. Se uso un'attrezzatura adeguata, io il lucio lo porto a guadino, anche un pesce da 90, se mi impegno lo porto a guadino. Ovviamente sono a distanze di 15 metri, quasi come se recuperassi velocemente la mia esca. Siamo quasi a quel livello lì. Se invece mi metto a utilizzare cannette da 30 grammi e spero di prendere un pesce da 95, 100, così in 30 secondi. Non ci siamo. Mi resta più morto che vivo quando provo a riossigenarlo. Molto importante anche Ovvio. la qualità della canna. No, non serve ormai nel mercato d'oggi. Puoi avere una buona canna anche con 70, 80, 90, 100 euro. Non c'è bisogno di andare a Assolutamente sì. spendere 300 euro per una canna da luccio, Noi anche nuova. posso. Mi permetto di fare questa parentesi di autosponsorizzazione, Ah, sì, Max, ma noi per fai. fortuna abbiamo una gamma come Casa Gunchi che appunto permette questo, ma anche con Ilex andiamo a affrontare su prodotti di altissima qualità a prezzi, tra virgolette, Modici. irrisori. Ecco, mi metto il tra virgolette perché capisco che chi mi dice sì, ma una canna di Ilex da luccio buona mi costa 200 euro, 250 euro, io ti rispondo sì, ma la stessa canna di un altro marchio magari te ne costa stessa. Simile canna di un altro marchio, magari con simili caratteristiche, la stessa nellatura e tutto, andiamo a spenderne anche 350-400 euro. Questo per parlare brutalmente in soldoni, che tanto so che tutti quanti È quello che puntano. so,
ragazzi, parliamoci chiaro, la situazione attuale è quella che è. I ragazzi hanno quello che hanno da spendere e anche gli adulti, che io mi metto tra gli adulti, ho 32 anni, non ho 12 anni, penso che la barba, qualche ruga si notino. Ho 32 anni e una casa e quant'altro da mantenere. Quando mi vedo costretto a fare spese per l'attrezzatura, devo sempre ragionare su quanto posso spendere. Spendo tot, ok. Quale canna posso permettermi, di quale marchio? E ovviamente le scelte in quel caso vanno a limitarsi, se punto sui nomi blasonati. Io che vengo dalla pesca mosca, posso garantirti che tante volte il nome non fa l'abito. Cioè, l'abito non fa il monaco, nel caso non è una cosa detta casualmente. Ecco. Detto questo, tornando al discorso di attrezzature, che è quello che maggiormente ci interessa, non andiamo a fare pesca al luccio con l'attrezzatura da light spinning. Non stiamo andando a pescare, anche se noi in quel posto abbiamo visto il lucciotto da 50 e abbiamo visto solo pesci che il più grande era 65, comunque non andiamo a giocare. La sorpresa è sempre dietro l'angolo. Sì, no, beh, quello è sicuro perché soprattutto i lucci di taglia grande, parlo di 90, parlo di 100, 130, chi sa bene pescare a luccio sa anche che vengono a predare i lucci di taglia più piccola, i 40, i 30, i 20, quello che c'è. Infatti Esatto, tra le esche più parentesi. grandi troviamo i lucci, cioè riproduzioni di lucci. Sì, Savage propone appunto, per fare un esempio, riproduzioni pari di un Northern Pike, Dov'è? Ce l'ho anche qua. ma questo è anche la Westin al suo gioiellino. Noi abbiamo colorazioni che riprendono Dov'è? quello, ma su Eccolo altri tipi di forme. Vai, vai, sfodera. 130 grammi di luccio. Guarda che benessere. 40 Guarda centimetri. che benessere. Quando ti dicono no, ma tanto è un'esca di selezione, non è vero, ragazzi. No, quelli Il luccio attacca è un pesce anche 60 volante. centimetri te lo attacca quello. Ma comodi, comodi. Soprattutto con una tail così dietro, molto, che crea Morbida. vibrazione, che crea movimento, risulta veramente funzionale. E comunque, continuando sul discorso attrezzatura, assolutamente non pensate di andare a fare light spinning in qualsiasi circostanza, in qualsiasi occasione, perché è capitato giusto un annetto fa circa, ero con un amico a pesca in barca, qui facciamo il parco giochi, ci divertiamo, tanto pescioni non ce ne sono, e mi si gira dietro l'esca a una spanna dalla barca un pesce oltre i 120. Beh, io non No. so bene. Io ero a pescare in un posto dove lucci non ne ho mai visti l'anno scorso, guarda, quasi un anno fa, e avevo drop shot 0,18 e esca piccola ischina da 5 cm, ho attaccato un luccio che sarà stato sopra gli 80. Dopo è andato a tagliare il filo sopra le alghe, se no avrei potuto anche tirarlo fuori, però è il gioco. Sì, beh, se stai facendo altre, ovvio, se stiamo facendo altre pesche, Cioè, no, ma dico non levo come. le mani al cielo, quello che viene, viene, No, ma dico. purtroppo. È per dire che può capitare facilmente il luccio sulla roba da light e può facilmente romperti. Ma luccio grande, dico, non un Assolutamente. luccio piccolo. Sì. Sai, se sto facendo light, perché sto ricercando a light il persico, il perca o okay, che se ne voglia, ok. Può capitare, ragazzi, è un luccio. Ovvio che se sono lì, lo Se gli vedo, passi, mi no, se gli dietro. passi davanti, nel senso con l'esca, tu non lo sai, se gli passi davanti e a 1 cm dalla bocca lui attacca, che sia grande o piccolo, attacca. Esatto, cioè non gliene frega assolutamente nulla. Quelli quando gli scatta l'ignoranza, c'è niente da fare. Allora, no, comunque, ci stanno dicendo che laghiamo tantissimo. Io sto guardando, non lagga. Tanto c'è Pozzino con un lucciotto qua davanti.
e te lo sballonzolo sui denti. Esatto. Io sto controllando. Zombie trade fisso. Giacomo Bandera ci dice che ha preso un lucio cucchiaino. Sì, certo, assolutamente, ci Beh, mancherebbe una altro. volta si usava solo quello. C'era solo quello Il una volta. classico e vecchio Martin 28. Giacomo, non so quanti anni hai, ma io ne ho 32 e una volta se non avevi il Martin 28, ma anche adesso, cioè, metti sul tuo classico bel Martin 28, quindi 28 è la grammatura, e se vuoi andare a luci con un cavetto d'acciaio, te ne vieni a casa magari anche molto più felice di noi che ci ammazziamo di mille pensieri. Di mille esche che ci Esatto, svuotiamo i cioè. conti in banca soprattutto. Vedi Giacomo, lui, Giacomo mi dice che lui ne ha 13, giusto, di anni, ovviamente. Noi vecchi rincoglioniti, come ha detto il sottoscritto, me unico vecchio della con bricole in mezzo. Sappiamo com'era una volta, ma lo è ancora, perché non è che i pesci ora si sono fatto un aggiornamento al sistema operativo e mangiano solo Swimbait, Biggie e robe del genere. No, no, ragazzi, no, no. Mangiano esattamente quello che mangiavano prima, quindi ondulanti Martin 28, cioè se il vostro budget è zero, ragazzi, un po' di ferramenta per divertirsi non fa mai male. Io mi ricordo il primo luccio che ho fatto in assoluto. Avevo canna adeguata, filo un po' meno. Avevo 12 anni, mi ha portato mio cugino senza saper niente. Non avevo nemmeno il cavetto, però. Poi, non sapevo niente, non ci avevo mai pescato, non sapevo neanche come era fatto un luccio. Buono. E ho tirato su sto luccio a jerkbait, con un jerk non da luccio, cioè un jerkbait simil normale, diciamo. E un luccio da 60, l'ho tirato su tranquillamente col 35 di floro. Cioè, sono stato fortunato in quel caso. Adesso che so bene le cose che faccio il luccio, posso dire sono fortunato. Il primo pesce alla mia prima uscita, così. L'unico pesce che è uscito con tre pescatori professionisti. Professionisti nel senso, più Scusa il capaci di me. francesismo, ma megoglioni, ciò vuoi meglio. Culo così. Ecco, ma su quelle cose qua fuori di generis, ti dico, quest'estate, questa appena trascorsa, fine agosto, ero in Svezia, che ero su a fare un servizio di accompagnamento. Giorno mi dovrei portare, sappilo. Va bene, quando la mia bambina cresce un po' che mi Va permette di bene. muovermi, lo faccio. Va bene. Ero su a fare un servizio di accompagnamento, con me c'era mio padre che stava pescando rigorosamente a mosca, solitamente alla ricerca di lucci. Luccio, 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 luccio. Io a un certo punto, ragazzi, abbiate pazienza, mi sono fatto su 2 settimane e ne avevo una dose di lucci che non ne avevate un'idea. E ho detto, vabbè, basta, mi faccio i persici. Dai, con scandaglio mi ributta una palla di persici sotto la barca, mi metto in vertical a far saltellare la gommina. Meno male che le cannelle le prepariamo sempre comunque con dei fluorocarbon un po' Grossi. sostenuti anche a persici, perché non si sa mai. 85 di lucio. Perché in mezzo alla palla di persici è uscito a cannone il lucio Ma si che stava adesso sono bello. banchettando, dice, oh, ma quello è bello, quello pam. Sì, ma notare che i persici che tiravo su erano persici da 25-30, io ho buttato giù una gommina che forse sarà stata 8 centimetri, 2 pollici e mezzo, 3, dai, non di più, 4, non esagerare, ma neanche 4 pollici, boh, tom, cannonata e via, pesce che si va a tirare la roba, gli altri che mi guardavano un'ora che lanciavano a cannetto e non usciva nulla. E guarda, ragazzi, scusate, abbiate pazienza, è andata così, cosa vi devo dire? Allora, facciamo così. Tanto chiamata principale perché mi si sta surriscaldando il computer. Non so Sta perché. implodendo il PC. Sì, esatto. E allora, parliamo un attimo. Allora, canne, io mi sento di consigliare per la pesca al luccio comunque canne da casting. Gestione dell'esca, gestione del pesce, nettamente, secondo mio parere, molto meglio. Imparare a Eh lanciare la sì, casting è una settimana. Cioè, se avete tempo adesso, che siete a casa tutto il tempo, mettetela a lanciare, è una cagata.
Sì, Se no. non vi mettete a imparare adesso che non potete pescare, non potete far niente, meglio così. Sì, no, adesso è il momento giusto, l'occasione ideale, top per imparare, ecco, per migliorarci. Ma scusa Max, stiamo laggando fortemente, Sto che non so notando, ti ho come. detto. Adesso vediamo un attimo. Ok. Prova a sistemare così intanto chi ci guarda non ci odia. Ho fatto, siamo ritornati a 48 fps. Ho aumentato Oh la velocità. yes, oh yes, ora sì anch'io. Perché ragazzi, io mentre parlo con voi sto anche seguendo la live sul cellulare, Sì, faccio sì. tutto insieme. Sto Infatti mi sa guardando che anch'io. esploderà lo smartphone a breve. Allora, per il mulinello, allora. Ti lascio parlare un po' a te, che sei più esperto, conosci un pochino meglio il mondo. Mulinelli dipende sempre da che pesca si vuole fare. No, Lucio. No, vabbè, bravo. Ma la pesca al luce è sulla pesca con la gomma, la pesca con la Io dico jerk. in generale, cioè un mulinello a Lucio generale, tu che hai più esperienza. So bene anch'io queste cose, infatti ho una canna per tipo qua dietro, però... Esatto. Però Ma questi allora sul ragazzini poveri mulinello. non puoi fargli portare dietro 30 canne, poveri che si rompono la schiena. Sì, no, cioè non puoi portarli a pesca col trolley, quindi Esatto. di conseguenza, ragazzi, io vi consiglio sempre un mulinello con un recupero medio veloce. Niente di esasperante, non sto qui a farvi i numeri perché tanto non vi servono. Sicuramente un mulinello medio veloce può aiutarci a sopperire a ogni tipologia di pesca. Se quel giorno ci vogliamo portare dietro e il rotante e la gomma e il jerk e questo e l'altro, ce la facciamo tranquillamente senza impazzire. Al massimo acceleriamo un po' il recupero, lo rallentiamo. Sicuramente un mulinello prettamente medio, come recupero velocità media, come o un mulinello con un recupero troppo veloce o troppo lento, ve lo sconsiglio, mi mettereste a impazzire. Intendiamo quindi Adesso un rapporto intorno al 6, sì, 5-6, bravo, forse 5-8-6. va forse più un 6, ecco. Più di non andrei sicuramente più di un 6. Già 5-8 va bene anche lui, Molto importante che assolutamente sia un mulinello abbastanza solido, quindi sì. non roba tipo Assolutamente. Shimano Kainan, Caius, perché queste nuove serie sono fatte molto, cioè sono puntate sul basso, sono molto leggere, non sono molto resistenti, sono infatti mulinelli per pesche un pochino più leggere. Ci vuole un mulinello adeguato, ci possono essere tipo i round che fanno un po' tutte le Sì, marche, fanno tipo... io personalmente mi vedo a usare sempre un round profile perché mi trovo bene. Per le mie manone da carrozziere, il round profile è il mulinello ideale. Se no, nei low profile vado a utilizzare uno e un solo mulinello, che è l'unico con cui mi trovo soddisfatto per la stazza della mia mano, lasciando stare quelli di casa Gunky ed Ilex, che comunque vanno benissimo, ma secondo me, ora Dio non mi fulminare, Dio di casa Ilex, ma secondo me un Max Toro di Abu non lo batte nessuno per la pesca al luccio. Ovvio che poi andiamo su se vogliamo, andiamo ad ammazzarci con mille modelli, mille cose e tutto il resto, ma per stare su un buon rapporto di qualità-prezzo, se non volete il prodotto di casa, Gunky perché non lo conosco, perché qui, perché là, perché lo sai anche tu, Max, che il marchio tante volte fa felice il pescatore, di Abu c'è veramente da ammazzarsi. Con un Max Toro in mano non ci ammazza più nessuno. Possiamo andare in pesca molto serenamente. Ovvio che non è un mulinello piccolino, non è un mulinellino come altri modelli molto compatto, è un mulinello nato per questa pesca, una pesca di stress, una pesca in cui ci vuole l'attrezzatura adeguata, una pesca che se chiudo la frizione è chiusa. Ecco, adesso sto dicendo Matteo Moretto perché le armature troppo pesanti non rendono quanto qui in Italia. Aspetta, che magari mi sono perso il pezzo prima. No, beh, io ti dico, uno dei due lucci che ho fatto quest'estate l'ho fatto su
100 grammi di swimbait. Quindi L'altro l'ho non fatto è su una jerk da ribbe. 40 grammi, quindi. No, l'esca, il peso dell'esca è sempre relativo, perché poi ci sono esche da 100 grammi che sono praticamente quasi floating, Esatto, infatti. viaggiano appena sotto la superficie, semplicemente come è composta l'esca al suo interno. Tante volte la grammatura serve principalmente per darci un casting weight, cioè per permetterci di lanciare Ma queste esche. ti dico, adesso tiro fuori che è questo. La ferramenta. Esatto. Per farti capire, uno dei due l'ho preso su queste che sono 18 centimetri per 98-95 grammi, che però è slow Adesso appena mi seeking. aggiorna la chat del video. Il record Ah, di Lucio l'ho ok. fatto sul Rapala Original da 18 cm che pesa 21 grammi. Sì, però il Rapala è un 21 cm, però è alto così, è tutta balsa. Però in genere Lucio preferisce volumi e forme più tonde, tozze. I jerk da Lucio, Allora, proprio fatti da Lucio. adesso vi apro un attimo la valigetta dei miracoli. La valigetta Sono dei qua dentro miracoli. nell'attrezzatura da mosca perché l'attrezzatura da spinning non è con me e non posso andarla a prendere perché non è qua con me. Cosa cerchi che ti posso dare una mano? Magari ce l'ho anch'io. Tipo No, l'Abu. no, no. Allora, quello, se hai un hellhound, ma dubito che tu ce l'abbia un hellhound, Hellhound, aspetta un attimo. la pesca al maschi. Eccolo Allora. col è lo spino. No, il cucchiaino con due pallettoni. No, no, quello è l'hound. Ragazzi, se avete. Se ci state guardando, siete sicuramente su internet. Quindi potete andare a cercare su Google. Googlate Hellhound, che è lo stesso nome del Cerbero in inglese. Hell, inferno, hound, Ah, ho tutto attaccato. capito. Quella è un'esca che, ragazzi, fa male. Fa veramente malissimo. È Ho un'esca qualcosa di praticamente simile. vicinissima al top water, ma veramente vicinissima al top water, stiamo nei primissimi strati superficiali e 2 anni fa abbiamo fatto alzare un luccio dalla profondità di ben 15 metri, che non è proprio sotto il pelo dell'acqua come viaggiava l'esca. Io questo volevo, solo che adesso non c'ho più la coda. Di simile, Allora, non mi ricordo qui come si chiama. Match 6-7 ci chiede che Canada Spinning li consigliamo. Allora, Fermo restando ecco che qua. secondo me è casting la verità, Sì, perché beh, ho sicuramente, pescato però. per 3 uscite a spinning, mi sono solo distrutto la mano e Mi sono frizzato. Ok, mi sono frizzato. ok, Perdonami. mi sono fatto solo male alla mano e affaticato e basta. Cioè, la pesca casting ti semplifica tutto, ti semplifica il recupero, ti semplifica il lancio. Le canne sono Sì, anche in diciamo genere più che l'unico corte vantaggio e che hai nello forti. spinning è la distanza di lancio. Ma neanche troppo. Io lancio anche 60-70 metri con 30 grammi. Ah, beh, sì. C'è che però fa fatica, le prime armi e tutto, quindi bisogna dare la possibilità a tutti. E come ha consigliato Matteo Moretto, spendiamo poco, ci divertiamo, prendiamo una qualsiasi canna da Lucio, da. Personalmente non vi consiglio mai meno di 6 piedi e 6, sempre con una potenza di lancio che sia minimo 35-40 grammi e andiamo a casa proprio a divertirci tantissimo, non c'è da impazzire. Ecco, non stiamo qua a sindacare su cosa, come, quando. Utilizziamo un'attrezzatura adeguata con. Le canne cosiddette palo di legno vanno benissimo e non prendiamo canne cortissime perché tanto ci servono solo quando facciamo pesche specializzate. Tipo la canna Non da jerk è la canna corta, per se una farvi canna capire. da 6 piedi e 2 è una canna da jerk. Esatto, come la mia, Non 2 metri, per farvi capire. Bravo. Anche qualcosina a meno, anche 1,90 m, ci è 1,98. una canna da jerk.
che però qua in Italia il jerk va bene se fatto con coscienza di quello che si sta facendo, cioè non ammazziamoci per pescare solo jerk come facciamo noi quando andiamo su in Svezia, perché noi scateniamo reazioni su pesci che hanno tantissimo foraggio e comunque ne abbiamo tanti di pesci. Qua in Italia i pesci ce ne sono pochi, quindi tante volte più che la reazione dobbiamo scatenare la curiosità. Per questo swimbait vanno benissimo, le gomme vanno benissimo. Tenete conto che se peschiamo a gomma, ancora appoggiati sul fondo, rischiamo sempre la sorpresona con i baffoni. Beh, probabilmente Matteo hai meno sensibilità sulla canna da casting che su quella da spinning per come la stai montando. Per che filo gli monti, per come è preparata la canna. Sono sempre quelle cose lì. Io personalmente a casting pesco solo esclusivamente attrecciato. Il nylon per me sulla canna da Esatto. casting non esiste. Nylon, fluorocarbon sono da escludere. Prima di tutto perché lanciare a casting con il nylon è sempre, secondo me, un'incognita. Lancio e non riesco mai a gestire bene l'esca come vorrei, come faccio col trecciato. No, beh, il Poi ci sono trecciato situazioni porta che richiedono sensibilità. Cioè, assolutamente. il trecciato, cioè, quando recuperi un crankbait senti. Quando prendi un anga, lo senti subito col trecciato. Esatto. Matteo Invece. dice che anche lui usa la treccia, quindi non lo so, probabilmente allora hai qualcosa di sbagliato nell'assetto canna mulinello o Probabile. nell'esca che vai a usare che ti va a togliere sensibilità, può succedere, Oppure magari hai un'esca che rispetto alla canna, magari c'è una canna da jig e peschi a crankbait. Esatto. Nel caso no, non ci siamo, assolutamente no. Nel caso, guarda, io l'ho fatto giusto per dire, provo a pescare con la canna da jig che ho, provo a usare il crankbait, giusto per capire, perché tutti mi dicono, ma se prendo una canna, no, non si riesce a fare, ti rompi solo il braccio. Sì, no, no, assolutamente sì. Ti scassi in due se senza un domani. Fai solo tanta fatica per niente. Bene, bene. Poi, altra considerazione, di esche ne abbiamo parlato, di canne ne abbiamo parlato, È una heavy ora cover, però. Matteo. Una 2050 da bassa è una heavy cover. È una canna per andare a pescare in cover al basso, se è da basso. No, ma assolutamente sì, è una canna da heavy cover da fare Texas, Quindici-venti grammi, assolutamente. un'oncia. A casting io ho solo treccia. Che poi dipende, da Lucio ho il 35, a basso ho il 12, il 20, dipende cosa devo fare. Buono, Bene, stavamo continuiamo. dicendo, continuiamo, continuiamo. Abbiamo il discorso Esche. treccia, Ah no, però sì, nylon, vabbè. esche, bene o male, è sempre molto relativo il discorso esche, nel senso dipende sempre da dove andiamo a pescare. Perché ogni posto è a sé. È a sé. Vabbè, Che ti sicuramente dico? un In diametro linea minimo generale. per la treccia a Lucio, secondo me è il 30, 30, 32, 35 anche. Sì, ma anche 40, Sì, no, cioè no, minimo, io. minimo. Ah, sì, proprio il minimo con cui scendere in pesca è quello. Non si scende mai con meno. Scendere con meno vuol dire rischiare di lasciare giù le esche. E se, come il buon Musk, si è preso un gantare e lo lasciamo in bocca a un pesce, poi piangete. Oh, quando vedi 30 euro che se ne vanno via, Esatto. attaccate a un luccio. Cioè, per fare una base. Beh, te la stai rischiando, Francesco. Abbastanza, abbastanza. Abbastanza. Oltre a essere 0,15, io tra un po' a trote ci vado. Che già anche lì mi rilassa. Vado a Marmorate, già inizio a salire di qualche grado. La 15 la usiamo a perca, per farti capire. Perché Branzini ancora ci sta.
Serra sarebbe meglio un 18, però cioè, quando vai su un'attrezzatura specifica e passi da una generale che usi così a una specifica, ti rendi conto della comodità, ti rendi conto di quanto Sì. vai meglio, di quanto ti complichi meno la vita ed è più semplice far tutto. Te lo assicuro. Perché se no la montagna di cane che vedi qua dietro sarebbe inutile. Andrei solo a pescare con una. Allora, Pietro Vange fa una bella domanda. Se secondo noi ha senso comprare esche da 100 euro o più? La mia esca più costosa Se penso che arriva a 31 euro. 40. ragazzi, abbiamo i soldi che ci escono dalle orecchie, perché non comprarli? Ma se dobbiamo avere i soldi che ci escono dalle orecchie, ma è come dire, conviene comprare una Ferrari? No. Sì. Sì, ti conviene se devi andare a figa. Scusate No, il no. narcisismo in diretta, ma ci vuole. No, beh, dico, per fare casa lavoro in 10 minuti al posto che in 40, beh, conviene, così posso dormire di Sì, più. ti giochi tutti i punti della patente con quello che No, prendi di verbale. no. Ma cosa? Non mi prendono, non mi prendono. A 300 all'ora la polizia la vedo. No, no, comunque, no, scherzi a parte, secondo me 100 euro di esca non sono necessari. Con 30 euro già compriamo delle esche. Guarda, adesso io ti rocco il mio mulino. Max, mi puoi tirare fuori il Gantrel che hai preso? Gentilmente. Ti ringrazio. Ti chiedo scusa, ma ripeto, io non ho nulla qua con me. Ho solo le esche da trottare perché le ho Ah, usate ce l'ho l'altro ancora giorno. modificato, tra l'altro, c'ho pure il peso davanti. Eccolo qua. Per chi ha visto il video lo conosce già. Ok, allora, ragazzi, questo qua è un Gantrel, è un'esca da 30 euro. Riusciamo a metterla un po' più vicino, che così la analizziamo meglio, con calma. Cioè, è un'esca da 30 euro, una swim bait che funziona benissimo, Max ve lo può confermare. Sì. Sto per prendere pure delle Sera. Ecco. trote con questa. È un'esca che va benissimo ed è un'esca da 30 euro e non ha nulla da invidiare esche da 100 euro. Logico che tante volte esche da 100 euro ha il suo perché, magari un'esca artigianale. Ragazzi, un'esca artigianale ha del tanto lavoro dietro, non c'è solo un lavoro di sviluppo, ma non c'è una macchina che la fa, ma qualcuno che la costruisce. E diamogliene atto, è giusto che ve la faccia pagare. Vabbè, posso dire che, per esempio, cioè, l'unica esca che costa 100 euro che conosco sono le swim, quelle della Guncraft. Non ne conosco Sì. altre, No, essenzialmente io. Cioè, forse beh, ci sono quelle da quelle che tonno, costano. quello da tonno però. No, no, ma ci sono quelle che si usano semplicemente fatte handmade. Ci sono esche che hanno costi veramente elevati. Non so se c'è roba attorno ai 100 euro, sinceramente. Come dici tu, roba della Guncraft, siamo al top. Che anche lì mi lascia sempre un po'. Un po' Sai che così. quasi quasi la lascio là in cassetta che sta là bene. No, beh, io preferisco per esempio. Io vado molto a guardare lo stile se piace a me di un'esca. Magari può essere la migliore esca, però a me non piace lo stile. Io vado a vedere Ci se mi devi piace. credere. Esatto. E rispetto magari alle. Non mi ricordo, prima ne stavo guardando un po'. Cioè, a me piace molto lo stile come è fatto, con questa forma molto allungata, molto sottile. Me ne prenderei anche quelle magari da 60 euro. Perché 100 euro mi viene l'ansia a lanciarle. 100 euro ogni volta che la vedi volare in Minchia. cielo, speri che se cade da galleggiante che ti tuffi la recuperi, cioè Peschi con sbaglia. l'attrezza da 50 di diametro. Ecco, no, cioè Ecco. infatti. Allora, rispetto per esempio alle Depths. Io preferisco le Guncraft, non so perché Gran, dico Gun. Mi piace di più, cioè, mi assomiglia più a un pesce. Quelle di Depths, per esempio, sono tozze, così, sembrano un piano di steroidi. Stilisticamente mi Vabbè, piace di sicuro. più.
C'è un attimino più di realtà nell'esca, ecco, in quel caso. Sto pescando con un pesce, non con una pseudo riproduzione, ecco. Io posso dire che siamo molto fortunati noi che abbiamo dietro un team di sviluppo che quando c'è da fare un'esca ci mette un attimino la materia grigia. Poi si perde magari in altre cose. E allora con noi del Pro Team ci andiamo a lavorare insieme e cerchiamo di sistemare. Però sicuramente siamo molto fortunati perché come ha in mano quel Gantrel, che comunque è un'ottima esca, secondo me è andata molto quest'anno, infatti a Vicenza abbiamo fatto diverse dimostrazioni ed erano tutti più che soddisfatti del tipo di esca. Abbiamo esche che comunque hanno un ottimo profilo che va a recuperare esattamente la forma del pesce. Non è un'esca buttata lì, qualcosa buttato lì in qualche maniera. Ah, infatti, non mi ricordo adesso quando dovrebbe uscire. Prossima settimana esce il primo video che sono andato a fare il 7 e non mi ricordo se c'è già qualche scena. No, forse sono nel secondo video che si vede questa ripresa dall'altro da un drone, dal drone. Sembra si confonde tra gli altri pesci ed è una cosa spettacolare. L'altra nota spettacolare di questa esca è che si può, vabbè, aggiungere un peso, come vedete che ho fatto io, questi sono 5 grammi, qua davanti. Però già di suo, se recuperata, va giù anche grazie alle due palette di pinne. E questa è una bella cosa perché essendo floating, a me è capitato, la maggior parte degli attacchi di luci sono stati a galla quest'anno. Cosa succedeva? Portavi giù l'esca sul fondo, la facevi risalire, toccava la superficie e vedevi il luccio partire dal basso e prendere sull'esca. Quando tocca, risale su in superficie, gli dà sempre il pesce. E questo è un motivo valido per prendere magari, cioè per prendere una swim bait rispetto a una gomma. La gomma non ti fa queste cose. Lo No, salve la Gianmarco. gomma resta. La gomma, se non animata, è morta. Esatto. Questa anche in Salta. caduta si muove, fa, va giù Sì, piano, abbiamo un bel scoda. po' di movimento. Ecco. Matteo prima ha sollevato il discorso. Io con le swimbait non ho mai preso un Devi anche saperla minimo. usare nel momento Ecco. giusto. Non, È la molto swim non importante. è l'esca del tutto il giorno, deve essere il posto giusto, devi avere un po' di occhio clinico ad analizzare lo spot, cercare di capire se in quel posto può andare bene ingannare il pesce con un pesce, brutalmente detto, oppure sto andando a perdere il tempo. Logico che se vedo pesce in movimento ma non ce n'è tanto, ho il pensiero che lì ci possa essere un luccio. Magari in quella situazione il pesce lo posso convincere a mangiare. La swimbait è un'esca per pesce comunque in fase di predazione. Non vado a stimolare un suo senso di territorialità, un suo senso di interesse, cos'è sta cosa, o ottengo una reazione violenta, che cosa sei, vai via. Sempre riferirmi al primo discorso della territorialità. È un qualcosa che io sono in caccia. Voglio capire che se sei commestibile e ti aggredisco. Allora, qui c'è una pesce in giro? Anche perché costano più della mia canna, quindi insomma eviterei. Beh, dipende che swimbait vai a prendere. Ecco, bravo Comunque, Max, cioè, sempre se lì. vado anch'io a prendere due swimbait da, cioè, mi basterebbe una swimbait volendo, la Grandcaft da 100 euro, volendo, costa più della mia canna da luccio o della mia Cioè, canna da io a casting a luci bassa. pesco con una canna da casting che costa forse 80 euro, chi si ricorda più. 70 la mia. Ecco, se ci attacco una swimbait da 100 euro, c'ho bello che ho speso di più, ma stiamo parlando di swimbait da 100 euro. Ci sono swimbait che vanno dai, 13 che ne so, euro. 13 euro e sali su. Una swimbait media sono comunque 20 euro, 25. Non vado ad affrontare spesone, anche perché ragazzi è sempre un'esca che io caccio in bocca un pesce che si può tagliare, perdere, miliardo di cose. Cioè, con i tempi che corrono, affrontavamo prima il discorso con Max, mi sembra un po' stupido buttare via, rischiare di buttare via un'esca da 100 euro. Nulla vi vieta di comprarli, anzi se potete farlo fatelo e godetevi la faccia nostra che non possiamo. Esatto. Dopo vabbè, cioè, tutto
fra parentesi, delle swim bait, glide bait, Certo, se entriamo floating, nel mondo delle esche, suspending. stiamo dentro 2 giorni. Stiamo Sì. dentro 2 giorni. Ecco, io direi che affrontato il discorso esche, affrontato il discorso pesca come attrezzatura, nel senso cosa sto usando come canna, come mulinello e tutto, passerei all'ultima nota che è cosa uso in... Scusate un attimo, perdonatemi, perché devo fare presente alla mia consorte che sono giù in taverna Dai, dai. a chiacchierare amabilmente. Poi Stai un po' laggando. lo so perché facendo un'altra cosa contemporaneamente Ok. sulla rete sta studiando Allora, parlo pochissimo. io un attimo. Allora, Matteo, ti rispondo Bravo. così non rompi. Ovviamente l'ultima. Salve Gianmarco. In questo periodo, beh. Questo periodo sarebbe già bello andare a pescare. Come prima Già una cosa. bella cosa. Seconda cosa, è un po' difficile da dire, perché in questo periodo praticamente ci troviamo normalmente in un aprile-maggio come temperature. Cioè passiamo dall'aprile-maggio la giornata, magari un marzo alla sera. Fa molto freddo. Quindi è un po' difficile da dire, perché o i pesci magari hanno sentito il caldo, o magari hanno trovato un inverno molto corto e sono ancora in letargo, non si sa bene. Bisogna... Cioè, senza andare in pesca non potrei dire niente, perché non so neanche io com'è l'acqua, per dirvi. Sì, vieni fuori dal nulla, te ne salti fuori a catastro, ecco, diciamo. Scomodità, fare cellulare. Stai laggando un attimo, non si è capito niente. Sta laggando un attimo. Allora, consigli su streamer per cavedani con coda 2-3? Piccoli Oh. devono essere. E questa è roba tua, ti lascio tornare a te. Io. Ecco, sì, qui ragazzi, adesso ce le ho anche sì, sempre lontane. No, comunque userei il classico. Ora vado bene? Funziona Sì, correttamente, funziona. immagino. Se sto zitto vuol dire che funziona. Ok. Niente, io sostanzialmente vi consiglio di usare dei piccoli streamerini. La classica esche, passatemi, da laghetto. Neri, verdi. Aspetta, ce li ho. Ce li hai? Ce Bravissimo. Io ho sempre tutto troppo lontano in questo momento. li ho. Vediamo, vediamo dove li ho Mannaggia buttati. me, è a sta quarantena obbligatoria. Tipo questo. E io sto ancora aspettando che si apra, che apri la scatola, abbi pazienza, ma la diretta. I problemi della diretta. Anche qualcosina più piccolo. Più Anche piccolo non qualcosina più penso, perché piccola. sono quelli che uso a carpe questi. No, beh, dico in generale per chi chiede Sì. un'esca più piccolina montata sull'amo del 10, del 12 a gambo dritto da streamer con una testina piombata non in tungsteno, perché ricordiamoci che il cavedano è Questa un'esca più in piccolina. fausta, con montati con il marabù, con la codina in marabù e tutto quanto, ovviamente esche piccoline, nell'ordine, ecco, forse già così. Meglio, ricordatevi, non testini tungsteno, questo mi direte, ma perché adesso il tungsteno? Perché il tungsteno o mettiamo un'esca, una testina troppo piccola e quindi devo sproporzionare un po' l'esca, non stiamo pescando ninfa, o non mi piace perché se devo stare in proporzione con lo streamer mi ritrovo spesso esche troppo appesantite e questo mi va a creare un effetto che quando cade l'esca in acqua vado a infastidire sto benedetto cavedano e se lo vado a infastidire... Tutto ci insegna che non è un'ottima idea. Ci giochiamo un po' alla situazione della Un'ottima pesca, ci andiamo un po' a rovinare. esca che ho usato quest'estate è questa, cavedani. Comunque, che sta sommersa, non è una secca. Che è una piccola mosca che è montata sull'amo del Ah, 10, sì. dovrebbe essere. Aspetta, vediamo. E c'ho la luminosità dello schermo. Che...
Ok, e la webcam che non è chissà che. Comunque, sembra qualcosa di simile. Può andare bene. Sì, Allora, aspetta. ecco, così come dimensione tutto può andare bene. Come colorazione, ripeto, colorazioni naturali, bianco, nero, verde, verdone scuro Sì. Non ovviamente, non verde chartreuse per capirci. giallo fluo. Ecco, e non giallo fluo, il cavedano è un pesce un po' infame, cioè dobbiamo pescarlo con fluorocarbon del 10, perché così almeno siamo anche dell'8, Ma... No, code extra leggeri. Io addirittura, ragazzi, sono un pazzo, ma ma io so dove dell'11 pesca lui. dell'1 dello Io so 0. dove pesca lui. Può usare anche un 18 tranquillamente. Ah, ok, perfetto. 16-18 va bene. Allora, aspetta un attimo che l'ho letto. Perluccio, va bene, shad da 12 cm o meglio 15. Conta che un 15 rispetto a un 12 si muove in maniera diversa e lo puoi animare in maniera diversa. Cioè, magari un 15 bello ciccione scende magari più lentamente, magari con una bella paddle scende in maniera diversa, essendo anche che è più grande. Pesa di più, però magari riesce a muoversi più lentamente. Lentamente va molto bene sul luccio. O E sbaglio? poi ci chiedono se lo spinnerbait può essere una valida alternativa per la pesca al siluro quando non è attivo. Sì, teniamo conto che pescare i siluri con gli spinnerbait è pericoloso per il nostro spinnerbait, perché ce lo esplode. Ovvio No, che... no, c'è quello da Lucio e quello da Bass Grosso, cioè l'ho usato io, Sì. per dirti. Cioè, qui da me usare gli spinnerbait è sempre un po', perché c'è la facile, se si riescono a trovare, facile la sorpresona. E quando c'è la sorpresona... Un'esca che usano molto quando il siluro non mangia sulle altre esche, che so io, è l'ondulante, sui 30-40 grammi, ragazzi. Sì. Scusa che Gianmarco chiede... Sì, no, streamer 5-10 cm... con un cavedano da 30 cm, anche over 50, quello che vuoi, no. Io personalmente pesco con degli streamer che sono forse boh, 5 cm, ma neanche 3, neanche, cioè sono sempre in misure molto ridotte, perché il cavedano è un predatore, ma comunque è un predatore a sé, bisogna infastidirlo poco. E fare una presentazione delicata, non andare a dargli proprio fastidio, a disturbarlo quando l'esca entra in acqua. Quindi, secondo me, esche piccoline e passa la paura. Aspetta, qui siluro più grande che avete preso. Un 80 per oltre 35. Più grande l'ho attaccato, penso era un mesetto fa circa. Assurdo, un tentativo di una pesca top water a siluri. Sono riuscito a farlo Bellissimo. venire su, ha mangiato, però arriva, non ci è arrivato. Stimato attorno ai 2 metri. Ma quanto è bella l'attaccato vuoto. Lascia stare. Una Guarda, droga per per me. l'occasione, quella canna lì ce l'ho qua. Aspetta, che recupero la canna. Io voglio provarli a fare a mosca i siluri. Deve essere una roba fantastica. Allora, sono entrambi validi, shad e grab, e Ancora montato il coso. soprattutto grab a doppia coda. Però va, dipende un po' molto dalla situazione. Un po', molto, molto. Velocemente rieccomi per l'occasione. Ah, propeller, anche lei. Propellerino e passa la paura. Ragazzi, se vuoi infastidirlo a top water, il siluro, penso che non ci sia niente di meglio per farlo arrabbiare di questo qua. Purtroppo, Ancora i riporta segni. ancora i... purtroppo non Stoppando. riesco a trovare quelli della River Chaussee qua in Italia, sto facendo Ci fatica, sono, che ci sono sono, più ci sono. grossi. Ci sono. Poi mi dirai dove andarlo a prendere, perché i River Chaussee sono molto più grossi dei Savage e hanno anche una coda e propeller molto più rumorosa, benché già questa faccia un casino degno Li avevo dell'inferno. visti, allora vado un attimo a controllare se ci sono qua. Bravo, bravo, tu controlla che io ritiro qua.
La moglie scende, mi vede roba in giro, mi scanna vivo come penso che sia. Ah. Allora, fatemi controllare. Allora, le mosche quest'estate, va bene, va bene. Allora, vediamo Meglio Grub o Shad per il Lucio, ci chiedono. Io gli ho già Ma risposto, sono attualmente entrambi validi, però dipende un po' dalla situazione dove esatto. peschi. Se devi pescare più lento, con un movimento più sinuoso, o Shad che fa più vibrazioni. Io sono un amante dello Shad, delle Shad Tail, quindi abbiate pietà di me. Beh, anch'io. Cioè, grab ce li Il ho, Grub è però. sempre una coda un po' rigida, ecco, se vai, tra virgolette, in posti o sei in condizioni di giornata top, colpo quasi sicuro, magari una giornata abbastanza attiva, il Grub va comunque benissimo, è un po' più rigido, però buonanotte ai sognatori, nel senso, no problem, ti diverti comunque tantissimo. Se invece hai bisogno di una presentazione lenta, come diceva Max e quant'altro, lo Shad in caduta ne sa. Adesso, come avevo già detto a Max, quando avrò la possibilità mi sposterò dalle sue parti, ci andremo a fare un giro in un lago che diciamo è lì nelle sue zone, che è molto conosciuto, con cui io ho un conto in sospeso. Diciamo che è in alta montagna. Ah sì. Allora Sì? c'è il 190 se vuoi. Sì. Mandami il link, O anche grazie, il che poi 110, faccio. 130 e 75. Guarda, 103. No, non fa per me. 190. No, Guarda. vabbè, scherzi a parte. Tu mandami il link, che poi Vabbè, è su ti Bastor guardo Italy, non io. c'ho paura a dirlo. Ah, Subastor. Ti ho Boh, poco conta mandato il link niente. lo stesso. No, io c'ho l'anatra. Lì c'ho anche i Whopper Pop. Quella da Savage. Grazie, eccola qua, perfetto, grazie. Bene, ultima nota, prima di passare al prossimo pesciolino da andare a dare la caccia, mi sento di dare un consiglio a tutti in generale, quando Un'ora pescherete. di... A parte un'ora di preghiera prima e dopo, che sia sempre bene per depurarsi l'anima. No, scherzi a parte, sono le pinze. I Cuidado. guadini, il discorso che affrontavamo prima in separata sede io e Max, e una veloce nota non mi sembra male da portare, soprattutto quando andiamo a Luci, ovviamente. Evitare di far Pinze, male uno a noi esatto. e soprattutto al pesce. Allora, ho visto tanti, perché le ho anche io, che hanno queste. Che anche Max mi dice vanno bene, sicuramente vanno bene, vanno meglio sui monoamo. Questa pinzettina qua, che c'è in mille versioni, io ho quella della famosa Savage, va benissimo sui monoamo perché non ama lavorare troppo in torsione. Quindi il monoamo mi permette un colpo in affondo, mi sgancio e vengo e ho risolto. Se no, pinze col manico molto lungo, non stiamo su pinze, per capirci. Quando ho iniziato con questa. Ora non ho qua l'altra, che è questa della Rapala, e quell'altra è Come hai fatto ad attaccarla? questo. È bello di fare il carrozziere. Ah, Ho fatto ok. il Hai fatto il foro. boh. Hai detto, ma qua non c'è il porta. Ah. Perché Non c'era è la che magari è porta, una grazie per versione. quello. Non è che magari è una No, versione no. diversa, no, No, è la stessa identica. Questa va un gran bene perché ci permette di fare tutto. Possiamo tagliare il filo, possiamo sdamare i pesci. Va bene se vogliamo iniziare, ma se vogliamo iniziare tranquilli, una pinza dedicata ai predatori, quindi fatta con impugnatura di questo tipo, ma molto più lunga, sicuramente è meglio. Poi sta lì un attimino a vedere le nostre comunità, esigenze, se avere una pinza con la testa prettamente dritta o leggermente curvata. Io vi consiglio una con le punte leggermente curvate perché ci permette di andare ovunque nella bocca del pesce.
un apribocca che non smascelli il pesce, attenzione, cioè non comprano degli apribocca che facciano delle aperture, perché non stiamo andando a squali bianchi, a coccodrilli, stiamo andando a lucci. Io ho comprato un apribocca che va un gran bene, che però non ho qua con me sempre, cazzo, non c'ho niente a casa da solo. L'ho snervato letteralmente, l'ho stretto e riaperto fino a renderlo morbido. Ora mi permette di metterlo in bocca a un pesce e tenergli la bocca aperta senza rischiare di spaccargli la bocca. È un'assicurazione per noi e per lui l'apribocca, perché aver la mano magari giù in gola a un pesce da 1 metro non è il massimo della vita, con la pinza lì è un attimo farsi male. Sì. Grande. Infine guadino. Guadino, ragazzi, rete larga, grande, rete larga Apertura automatico. 70-80 centimetri minimo. C'è sempre la nostra nota marca che può essere Ilex Gunki, cioè, scusate, sì, Gunki che lo fa a testa rigida. Se invece preferite qualcosa di pieghevole, sapete già chi dovete andare a chiedere. Max conosce benissimo il marchio, quindi ve lo può nominare lui. Ne fanno 30, tutti ormai le fanno. Ecco, Con rete gommata. sinceramente in barca e in belli preferisco una testa fissa. Più veloce a Ovvio, manico montare. scorrevole, ma sempre una testa fissa. Pronto in 2 secondi, non impazzisco, piega, chiudi, apri, tira, molla, anche perché la rete resta quasi tutta. Dov'è il guadino? Non rischio che mi va in giro per mezza barca, che ho sta rete molle qua in giro, cose che non vanno bene e pericolose, tra l'altro, in barca. In belli mi limito soltanto a incagliarmi, a attaccarmi con le canne, a maledire qualsiasi santo mentre sto pescando. No. Devi imparare a fare In come quel fanno in caso, Svezia, là che lo attaccano dietro alla barca, c'hanno i gancetti. io quando faccio il servizio di guida ho il guadino montato rigido, manico estensibile, scorrevole e buono al Via. disognatore. Ho risolto tutti i miei problemi. Comunque, rete gommata, non prendiamo quelle gommatine fatte male, non prendiamo quelle reti classiche, proprio rete rete, perché è un attimo rovinare magari il pesce della vita. Ma anche perché se ci vanno in mezzo alle ancorette, quella gommata è molto più facile da togliere. Con quella in tessuto, se ci va dentro un amo con l'ardiglione, o anche senza Sì, l'ardiglione, è diciamo. una. Perdi 3 ore là a tirar via l'amo. Con la gommata, 2 secondi Sì, via. infatti. Sì, no, guarda. Guarda, lascia perdere Matteo che lui è un caso a parte. Non si sa se No, fa, ma se dice le cose tranquillo. apposta. Per far ridere o si sta inventando No, le ma cose? sicuramente No, non mi beh. immagino del sicuro un'uscita così. Ah, mamma mia, l'orecchio mi si sta sciogliendo. Non mi immagino sicuro così un'uscita da un qualsiasi pescatore, lo so benissimo. Poi gli smile sono abbastanza evidenti. Bene, bene. Il discorso Lucio penso che l'abbiamo approfondito molto esattivamente. Ora passerei Tasi che se non mamma spendevo un mia, altro mezzo mi stanno stipendio io sciogliendo aspetta. le orecchie. Alzo il volume a stecca e buona. Mi senti? Sì, ti sento Ok. benissimo, ti sento benissimo. Tasi che mi stava quasi girando l'idea di prendermi una vision da Lucio. Non ho sentito di prenderti. Una vision da Lucio. Vision da Lucio. Vabbè ragazzi, ma se mi butti sulle vision da Lucio, lo sai che con me giochi in casa, eh? Lo so. L'ho visto, l'ho provato in mano. Oh, che bella. Allora, la gamma vision da Lucio è fotonica. Ragazzi, parliamoci chiaro. Il signor Niklaus Bauer, per chi non conosce L'ho Niklaus incontrato, l'ho Bauer, incontrato. Ci ho tu parlato. pensa che io ci ho chiacchierato un miliardo di volte tramite Instagram, è un mio idolo e Anche quest'anno non ho fatto in tempo ad andarlo a vedere a Vicenza. Io l'ho trovato che Assurdo. stava facendo sulla roba, ci ho parlato, l'ho visto i Murex Mouse, quelli fatti a mamma di Sì, Mosca. sì, sì. Ci ho parlato. Ero felicissimo. No, guarda, allora, dicevo, Niklaus è il World Ambassador di Vision ed è uno dei loro sviluppatori. È uno che sa il fatto suo e lui fa tantissima pesca al luccio, cioè appena apre la stagione che Solo. gli permette di andare a pescare, lui va a fare solo, esclusivamente, unicamente quello tutto l'anno. Cioè lui è o sea trout, trote di mare, o lucci,
fin, c'è altro. Boh, intanto fai persici perché gli giro Così. due Così. minuti così. Ecco. Dai, proviamo anche le canne nuove, dai, persi. Posso dirvi che Vision, a mio avviso, ma non perché io ho collaborato col marchio Vision in Austria, ma non perché ho collaborato con loro, ve lo dico perché non mi cambia nulla, ma secondo me Vision nella pesca al luccio è 1 milione di passi avanti rispetto a tutti gli altri, perché loro ci sono dedicati in quello. Più che sviluppare qualsiasi reparto, Vision ha sviluppato il reparto pesca luccio, Sì. tant'è che da Vision vengono scatole come queste, apposite per la pesca al luccio, scatole stagne a tripla chiusura. Cioè, queste scatole qua hanno fatto già, non so, quelle mie, non so quanti voli in aereo. Quindi immaginate quante botte possono aver preso. Hanno fatto 12.000 uscite in barca e sono perfette. Sono un Sì. po' Beh, segnatine, ma di ovvio. polvere e qualche righettina microscopica, ma sembrano nuove. E sono state in Mar Baltico queste, quindi acqua Sì. Beh, salmastra, non è che hanno visto solo acqua dolce. Assolutamente. Tornando a noi. Discorso pesca al luccio sulla canna da mosca alla Vision, sicuramente una marcia avanti. Per me la Vision Big Daddy 2.0, la nuova serie e la Grand Daddy sono strepitose. cosette. Sono due canne veramente strepitose, ragazzi. Cioè, io ho ancora adesso una 2.0, 9 piedi coda 10 e ho usato per diverso tempo la con 9 piedi coda 10 Grand Daddy e sono diventate le mie due canne di punta. Ci ho pescato veramente all'inverosimile. Sono canne top. Posso dire la vecchia serie Big Daddy per chi l'ha avuta? No, non è assolutamente a livello. Come si dice? Non è assolutamente a livello di quelle che ci sono adesso. Max, però, se fai quei gesti ambigui, anche te è colpa tua. Io sono qua che giro Giro con la con bocca. la pinza sulle mani, sui calli. I calli, Brutto stare in casa in isolamento, No, questa roba. sono i lavori che sto facendo dietro, che ho tirato fuori 20 kg di legna questa mattina e lasciamo perdere. Cosa volevo dire? L'unica cosa che mi ha fermato da prendere 400 euro solo di canna è il fatto che non ho una barca. Ma guarda, allora, non è una cosa che lì possa limitare quello, nel senso, se uno vuole comprarsi una canna, se la deve prendere. Lo Parliamoci so, ho chiaro. capito, Ho però capito. non è che posso prendere una macchina a lancio con la canna. Non ho capito, scusa, mi hai dato via il segnale, non è che posso prendere? Ogni lancio una macchina dietro. Ah, no, beh, quello sicuramente. Ma quello non è neanche detto per il semplice fatto che comunque si va sempre a utilizzare l'attrezzatura adatta. Si ritorna al discorso. Nel senso, se voglio pescare a mosca, comunque lo posso fare. Bisogna solo avere un po' di dimestichezza con l'ancio. Tu non è tanto che lanci e non hai tutta questa dimestichezza che ti permette di lanciare esche con un lancio e mezzo a 15 metri. Che Un falso altro è che non ancella a ho tempo 15 di metri. fare solo quella pesca là. Faccio 30 Ecco, pesche cioè, diverse. dovresti fare Dedicarmi e dei bei basta. video in cui dimostri che stai imparando a pescare a mosca e sarebbe bella lunga, cioè tutto il tempo a lanciare. No, ti capisco benissimo, tu sai che ho avuto anche io per qualche anno un canale Sì, lo so. e capisco i ritmi di lavoro che sono pesanti, sono stressanti, soprattutto per chi come te lo fa con questa frequenza. Sicuramente se uno dice, ah, io non voglio spendere 400 euro, ma voglio una bella canna che comunque è una canna di livello che mi dura, che qui, che là, ti dico, la Grand Daddy 2.0, cioè la Big Daddy 2.0 è una canna fotonica. L'avevo vista No, io 260 qualcosa. ecco, è qualcosa di potente, cioè è veramente Sì. una gran bella canna, secondo me. Io, cioè, tra le due sono un amante dei pali di legno. Cioè, per me, se la canna si piega già da un po' non va bene.
Male. Si deve piegare solo quando c'è il pesce appeso dall'altra parte. Aspetta, poi adesso ti rispondo, Angelo. Secondo me la canna giusta per iniziare a pesca al luccio è sicuramente, ma indiscutibilmente, la Big Daddy 2.0. Un buon compromesso tra la spesa e la qualità. Ma forse lui. Logico che se voglio la qualità non posso pretendere di spendere poco, se no vado su AliExpress o Amazon e trovo tutto quello che voglio, non è la stessa cosa. Quale canna da mosca mi consiglio di prendere per l'inizio? Dipende che pesca vuoi Io fare, volevo Angelo, dire scusami, quello. perdonami. Cioè, dipende tutto dalla pesca che vuoi fare. Ecco, se mi dici che pesca vuoi fare, che pesce vuoi andare a Con pescare, che esche magari. Cioè, perché ecco, con che esche ce la pescare. possiamo cavare. Cioè, sai che devi prenderli a galla, che sai che La devi galla. prenderli a, non so, a ninfa, tipo le trota ninfa. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo. Si è buttato lì il sasso e ha ritirato la mano. Allora, che Matteo, mi fai raschio. morire. Matteo, perché non hai visto anche le sue Perché non hai visto anche battute? le sue battute? Lasciamo perdere. Lascia perdere. Ah, ho capito. Ah, carpe Amur al lago. Allora, in quel caso ti consiglio una 10 piedi, coda 7-8. Non eccessivamente morbida, anzi, non troppo morbida, tenendo un'azione medio rigida. Marchi anche lì ce ne sono, ragazzi, 1 milione, e io non li faccio in questa sede se proprio non è strettamente necessario. No, io ho Max preso. ha fatto, ne ha presa una Di e va recente. bene. Ho preso. Aspetta, ce l'ho qua dietro. Ecco, mostra che cos'è, io non dico nulla ed è esattamente una canna che va bene. Allora, ci ho tirato fuori Se uno poi stripe da 2 kg con lo fai i classici 0,14. Per farti carpe capire. al lago e le vuoi pescare anche con le bright fly, le cosiddette mosche pane, va benissimo. Devi starci un attimino all'occhio, nel senso devi corrergli un po' dietro, però non è una canna che ti limita eccessivamente. Non andare su misure inferiore alla 7 alla 8, perché sennò tiro su una carpa magari di 8-9 kg, diventa veramente un parto plurigemellare. Ciao ragazzi, sentiamo un po', qualche proposta di pesci di cui vi andrebbe di sentir parlare. Se no io passerei anche alla pesca al siluro con le esche artificiali, che comunque il buon Max l'ha già affrontata svariate volte. Svariate. La faccio così ogni Svariate. tanto per Svariate. Tanto per cambiare. cambiare. Tanto come tira le Sei il silure è king of quello. the light, quindi non Sì. si Ma può pretendere che vada sempre li faccio anche silure. non volendo a Faccio anche light, non quindi volendo. cerco le carpe e prendo i siluri. Giacomo propone il perca. E qui, Max, voglio lasciarti tanto spazio. Tu sai che io non sono un gran fan della pesca al perca, Io non ma sono per un mia grande sensazione. esperto della pesca al pergamo, ma ci provo. Nonostante quello che ho fatto, che qua lo vedranno tra Sono qualche settimana. No, qualche. beh, ho il Quello video che mi hai mandato pronto. prima? E il suo amichetto più Amichetto grande. più grande. Ah, ok. Ah, beh. Voglio il video, voglio vederlo velocemente. Allora, per Allora, per la pesca al la perca pesca si vanno a perca utilizzare si va. canne che tengono tra i 5 e i 20 grammi, 7-30 al massimo. Devono essere canne con una bella schiena, però con una sensibilità molto alta, perché a volte la mangiata del perca è veramente cancra, perché tocca malapena l'esca, la prendi in bocca e la sensazione è minima. Una cosa molto importante è la treccia, che deve essere di un minimo di un 12 fino a un massimo di un 15 più o meno. E vediamo un po'. La lunghezza delle canne può variare tra il 2,10 m e i 2,40 m. Magari su zone dove c'è più fondale si va a utilizzare una 240 in modo da tenere il filo più in alto e estendere meglio la lenza fuori dall'acqua e avere una maggior sensibilità. Terminali che vanno dallo 0,22 fino anche al 30-35. E vediamo un po'. Mulinelli 2000, 2005, 3000. Poi Mila.
possono andare bene in base alle esigenze, si può fare anche a casting volendo, cosa che io preferisco in genere. Sempre Io utilizzando Max, attrezzature da basso. perdonami questa nota, visto che tu proponi su canne estremamente sensibili, torniamo indietro di un passo, Non solido. ci sono ovviamente, non puntavo a quello perché non ho voglia di sentire, ma mi è esploso il cimino! Ma va? Ma veramente? Ecco, no, comunque ci sono prodotti che hanno una costruzione in stile tubular che ne può venire molto bene. Beh, Lo io ne ho un esempio. spruzzolino, ecco, certe canne che ci sembrano estremamente rigida, ma in realtà è un estremamente rigido che appena ti sfiora la canna, tu la senti la mangiata del pesce. Ed è quello importante, cioè sentire ogni minimo tocco, perché come ha detto Bo Max, il perca è un maledetto e io se non sento la botta secca dall'altra parte non mi piace andare a pesca. Quindi capite il perché Non va a non sono un perca. fan dei perca. No, per esempio io lo faccio Tutti e sei, sia a purtroppo. casting che a spinning, però ho due canne che hanno una buona sensibilità. Ce l'ho, Sicuramente, vabbè, non te le tiro neanche fuori dietro perché quella casting è impossibile tirare fuori adesso. Ci mette 3 anni. Però ti dico che è una canna che, tipo quella da spinning, che tiene 5-20 grammi. E sì, ha un'ottima sensibilità, la uso a reali, la uso a cavedani, ci puoi fare essenzialmente di tutto. Volendo, se ci monti una treccia più fina, ci puoi usare anche le esche da 5-6 grammi tranquillamente, 1009, e lanciarli lontanissimo. Però ha questa particolarità che ha una punta veramente sensibile, anche i reali da 15 centimetri li senti tranquillamente. Come esche, l'esca principe si può dire che è lo shad montato a testina. Testine 7, 10, 12, 14, anche 5 grammi volendo. Dipende un po' dalla situazione. Dipende la quantità di fondo. L'importante, come avevo già detto, è il movimento della coda, perché il perca spesso dà in caduta. La caduta dell'esca, quindi, deve essere una caduta con dello scodinzolamento, però molto lenta. E bisogna tenere il filo sempre in tensione, ma dopo lo potete prendere a spinnerbait, a crankbait, a Angelo, non jerk. dovresti più sentire doppio, scusami, probabilmente Sì, era il no. volume alto Sì. mio delle cuffie. Sì, infatti mi stavo concentrando per non ripetermi su quello che stavo Ta 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 ta. ridicendo. Però sì, stavo dicendo, possiamo prendere a jerkbait, crankbait, spinnerbait, un po' di tutto. Cioè, non si fa problemi, se gli capita davanti mangia. Ok, Penso di aver detto tutto. ma sì, il perca è un pesce abbastanza semplice, anche se è un pesce alquanto coriaceo, di conseguenza anche la sua gestione ci permette di essere un attimino più relax che su altri pesci, ecco. Qua per esempio ho una testina montata da perca, coda molto lunga, molto morbida, che deve scendere pian piano. Sì, adesso l'abbiamo sistemato. Non volevo interrompere il discorso. Io volevo vedere se potevo fare una cosa. Intanto, cosa vogliamo parlare? Dai, parla qualcosa un po' te che conosci di più. Cosa conosco di più? Flotare rispetto a me sicuro, con Andrea come insegnante, cioè, conosci meglio di me. Non ho capito, ti chiedo scusa, ogni tanto ho dei vuoti nel La tuo parlato. trautaria, che è con l'insegnante di Oh! Andrea. Ah, beh, con il buon Andrea T a trottare ci ammazziamo, cioè stiamo passando da pesche serie. Passiamo al trautaria. Potrebbero ucciderci i tuoi follower. No, No. mi piace No, la comunque trautaria. affrontiamolo. Il discorso trautaria, affrontiamolo bene, che comunque è un discorso che mi piace. Perché sono Andrea dopo. Angelo, il feeder non è mia competenza. Magari Max ne sa qualcosa, ma io del Qualcosina. feeder proprio sono out of the world, assolutamente. Dopo, fammi le domande che dopo ti rispondo. Intanto ti faccio parlare un po' qua. Lui perché sono dopo mi Allora, sento. vabbè, il mondo del trotare è un mondo vasto, è un mondo enorme, quindi
dedicarsi a una sola voce. Penso che nelle mie pesche in cui sono capitato in questi anni, ho fatto anche bass fishing, ne ho fatte tante di pesche, ma quella che mi stai chiedendo più attrezzatura sicuramente è trotaria. Sicuramente tra tutte è il trotare, non avrei mai pensato di approcciarmi alla pesca e trovarmi a dover spendere dei capitali che neanche alla pesca mosca tra un po' dovevo spendere, ma perché io sono un garista e quindi Nella tua facendo le natura. gare devi stare sempre aggiornato, devi sempre avere l'attrezzatura, devi avere parecchia roba. Comunque, trotare, trotare, si può partire dall'ABC, come iniziare? Aspetta, ma quando la sezione è tutto spinning, Non come stavo capendo, tu faccio? sai spiegarmi questa cosa? No? Cos'è la sezione tutto spinning? Non l'ho capita. Non lo so. Fregno, puoi spiegarci? Un ignorante, evidentemente. Illuminaci, ti prego, perché Illuminaci. sono rimasto un attimino basito. Esatto. Comunque, iniziamo velocemente il discorso trotare. Cosa dici? Partiamo da come iniziare nel trotare. Va bene. Cosa ne pensi? Beh, sicuramente di più di quello che so io, che io so lanciare e recuperare le esche. Tutto spinning può essere Aspetta. una rivista di pesca? Tutto spinning è il negozio di pesca del mio amico Andrea Ah. Lazziri, che almeno il suo negozio si chiama così. Quindi, infatti, stavo pensando fisso a quello, insomma, cosa c'entra adesso Ma non so. l'Andrea? Scusami, perdonami, Luca, ho la testa in confusione oggi, stiamo parlando di troppe cose. Non so. Beh, è un complimento, grazie comunque. Grazie mille. No, un discorso per iniziare nel mondo del trotaria è, Charging battery. ragazzi, mettiamoci in testa che se si vuole fare trotaria per divertirsi bisogna comunque qualcosina investire. Almeno un 2 o 3 canne da pesca, 2 o 3 mulinelli, non all'inizio. All'inizio si può provare per chi vuole fare la prova, la classica prova con una cannetta da 0,5, 5 grammi, massimo arriviamo sui 7 grammi, ecco, di canna. Poi mulinelli con un rapporto di recupero 5-8 vanno benissimo. Io che faccio le gare sto usando dei 5-8, ho ordinato ancora adesso un 5-8, cioè, ho quasi solo mulinelli 5-8. Scusatemi, mulinelli comunque non velocissimi. Aspetta, No, uno è per me, vai. per... Ah no, beh, questa è la domanda sempre per il feeder, riferendo a Dopo te. rispondiamo. Per iniziare a trotare, comunque almeno una decina di spune, un paio di crank. Marchi sono infiniti. Se io vi dico Gunkin, come ho io, o Ilex, voi mi potete rispondere, ma ci sono i Dona e ma ci sono i Vulcan. Sicuramente il marchio più conosciuto. E se ne possiamo stare qui a disquisire fino a Pasqua dell'anno prossimo. Io sto usando i miei perché mi trovo un gran bene, non posso dire no, ma va meglio quell'altro, va meglio l'altro. No, assolutamente, vanno tutti bene, bisogna saperli far lavorare. Tutto lì. Mi sono capitate, come dicevi, con l'Andrea Testa, ho fatto una gara l'anno scorso e usando un classico spoon che là da partenza abbiamo vinto la gara sempre tenendo lo stesso spoon, pescando in un modo che non ci saremmo mai aspettati, fermi sul fondo recuperando lentissimi. Era una cosa che io stesso sono rimasto male, gli ho detto proviamo a far così, ho provato io un turno e così è andato bene quel turno lì, il turno dopo, quello dopo ancora. Caso vuole che ovviamente Andrea ha una collezione di spoon che è peggio di uno che colleziona le Ferrari. Li ha tutti, cioè, tu pensa allo spoon, Andrea ce l'ha, nostro Fish Hunters ce l'ha, caso vuole lui fortuna ce l'aveva, l'ha montato anche lui e abbiamo fatto un gioco al massacro. Nostra grande fortuna ci siamo ritrovati a gareggiare anche contro i veri grandi campioni e a venirne a capo. Però il mondo del trotare, tanti mi dicono, ma è un lancia e recupera. No, non è un lancia e recupera, è un lancia, cerca di capire cosa sta succedendo e poi recupera.
perché bisogna conoscere tutto, le canne da crank, come vanno montate, con che fili, con che mulinelli, le canne da vertical, da canna da partenza. Abbiamo un mondo di attrezzatura che se ci mettiamo a ragionare una per una non ne finiamo più. Di sicuro, comunque, come dicevo prima, bisogna partire con dei buoni spoon, che al momento ce ne sono un miliardo in giro. Marchi più o meno blasonati vanno bene o male tutti bene. Per iniziare, ragazzi, spendete il giusto. Non andiamo a spendere delle cifre esorbitanti, anche perché ormai i spoon stanno tutti nella stessa cifra, nell'ordine dei 6 euro agli 8-9 euro. Ballano in quella cifra lì. E poi, beh, i crank lì no, lì si va a spaziare veramente tantissimo. Io mi sto trovando molto bene, anzi, dammi un secondo che li prendo. Nessun problema. Allora, io intanto, allora. Io non mica. Avete usato la montatura Dragovic. La Dragovic. Un attimo, tu hai presente la montatura Dragovic? No, Dracovic, no, non ce l'ho. Aspetta, Dracovic! Sì, adesso mi sono ricordato cos'è. Il morto manovrato, tipo. Ah, ok. No, No, quella no, sempre no, lì mai. sollevo le mani. Torniamo ami piantati da tutte le parti. Pesca Pensavo sulle totale, mani. quindi. No, ma quelli di trottare quando si piantano sulle mani è una valle del pianto. Sai quando entrano, non sai mai quando escono. Sai solo che farà tanto male quel Perché giorno. sono sottili. Sono finissimi, sono degli aghi, veramente. Ti Esatto. entrano sotto pelle che è una. Ti fanno patire le pene dell'inferno e neanche ti dicono vuoi da bere. Ah, no, non era quello senso. Allora, qui ho alcuni esempi. Prossimo prodotto della Valken, il furgone Ford attrezzato di spoon per Andrea Testa. Sì, guarda, l'Andrea ormai sta diventato l'official promoter power numero 1 Sì, di sì. Valken in Italia. Fa più sponsor lui dei suoi stessi ambassador. E allora, eccoci qua. Allora, abbiamo il nostro. Ah, Dio mio! Fai vedere, fai vedere. Abbiamo i nostri cranchettini di Ilex. Adesso spero che si veda. Vediamo il tempo, vediamo se la. Oh mamma, ecco qua, vediamo se riesco a farglielo, ecco così. Sembra una buona caramella che mi fa voglia mangiare. Una Questo caramellina. qua è uno delle nostre colorazioni di casa Ilex, questo qua è il cibi panicra. Noi prima avevamo i panicra normale che erano un po' più grossi, da quest'anno abbiamo fatto partire la serie cibi che comprende i Dartran, i panicra e i Tap Dancer. Tap Dancer e Dartran sono le nostre esche da fondo, diciamo, Ok. che prima erano in taglia più generosa, che comunque se li trovate ragazzi prendeteli perché vanno benissimo. Io ho preso questi perché sono quelli nuovi AIB, li ho qua pronti uso, li avevo subito qua pronti perché la settimana scorsa sono andato a provarli un po'. Degli altri 1, 2, no, parentesi veloce. Giacomo, è vero, il trotarea mi è capitato di fare una gara non tanto tempo fa, open a qualsiasi tecnica di pesca. Nel senso, si poteva pescare con le gomme, si poteva pescare a trotarea, si poteva pescare con l'ardiglione. Io ero l'unico esclusivamente a trotare con spoon e crank. E sono stato davanti al 70% dei pescatori che pescavano misto, cioè una canna da crank È una e c'è tecnica cioè più una canna veloce. d'aria e tutto. È più veloce, ma non solo per quello, perché mi permette anche tante presentazioni. E non sempre pesce già punto si fa ripungere da esche Naturali. pseudonaturali come possono essere le gomme. Piuttosto preferisce un recupero lento di qualcosa che gli sembra molto più vivo, come può essere
questo crank qua piuttosto che una gomma morta ferma sul fondo, perché ormai magari l'ha già stata punta o l'ha Sì. già vista o mille altre cose. Poi abbiamo questi, io questi li amo, che sono i buri buri, sempre. Io prendo queste perché, ripeto, ho queste colorazioni qua, sono le prime che mi sono arrivate, sto aspettando che arrivi il resto, ma con questa esplosione del caso coronavirus è un disastro. I buri buri che sono veramente dei mino interessanti, molto molto interessanti, ne abbiamo due tipologie, uno galleggiante e uno con un affondamento intermedio che viaggia attorno ai 50-80 cm in base a come lo recuperiamo, e questi mi hanno dato tanta tanta soddisfazione, soprattutto in laghetti dove normalmente impazziamo, perché c'è un laghetto qua vicino a noi che non faccio il nome, dove c'è una montagna di pesce ma è strapunto e a vertical non ti mangia, a bottom non ti mangia, non sai come fare, e quando abbiamo messo su questi, questi Subito. hanno reso veramente veramente tanto. Vuoi che si sia un po', adesso non so se si sente, Sì, un è po' male, veramente sì. Ok. esiguo, ma c'è un piccolo rattle all'interno che comunque va a lavorare bene e sviluppa un certo interesse. Anche se tutti i colori di casa Ilex sono UV, tutti tutti, non c'è un colore che non sia UV. Per quanto riguarda la gamma dei nostri crank, jerk, minnow, comunque sono tutte quante esche che hanno una verniciatura UV. E quindi tutte esche, forse uno, due, no, ma ora a memoria abbiate pazienza, non me le ricordo tutte, uno o due colorazioni che non lo sono, ma non lo sono volutamente. Puoi rispondere un attimo ad Alex che ti chiede Sì. un crank da Glani non troppo costoso? Il crank da glano non troppo costoso. Il crank di suo, bene o male, è un'esca costosa. Cioè, minimo 8 euro ti parte per un crank. Sì, io Se vuoi non un'esca. sono Cioè, neanche un grande amante. secondo me Dimmi, dimmi. un'esca che può andare bene più o meno sempre è lo spoon, che quello costa poco, con 3-4 euro ti Sì, prendi uno spoon ecco. ed è resistente. Sì, prendi un bel ondulantone di quelli da paura, 35-40 grammi di esca. Ci Lo sono quelli lanci lontano. della Madcat, se non vado, si chiama Mad, una roba del genere, non mi ricordo i nomi. Con quelli, ragazzi, andate su sicuro. Avete un'esca pesante che affonda, che lavora come deve. Siete una Fa botte di tante ferro, come si dice. vibrazioni. Fate una montagna di vibrazioni. Se gli arrivate a tiro, è un pesce che vi portate a casa. Matteo ti chiede se conosci i Fishing Ghost. Fishing. No, non li conosco, sinceramente. Buonasera, no, Fishing buon Ghost è pomeriggio, è buono. meglio. No, Già, ben. non lo conosco, non li conosco proprio, mi chiedo scusa per la mia ignoranza in Andrea, questo. conosci Fishing Ghost? Yeah! Se abitavamo vicini era finita, cioè già quello Ti arrivava dentro ci con ha tutto il portato. catalogo Fishing Ghost. Allora, anche 15, allora, qui mi sa che ti conviene dare te un consiglio, Max, perché come ti ho detto, io Io non non. sono un grande fan della pesca al crank al glano. Io sono Io fan sono. della pesca al crank, al cavedano, al bass, però Siluri mi vedi un po' impreparato. Pensavo che conoscessi Sì, qualcosa di Gunky là che facesse, perché so che ma c'ha. io sono un gom io so per il siluro sono un gommatore. Sono un amante delle gomme, ecco, perché usare delle esche così sul siluro non ne vedo troppo il gusto. Non ti Ecco, piace. no, non mi esalta assolutamente. Io preferisco pescarci sulla gomma, saltello, con delle, come si dice, delle
tail magari, ma non mia moglie mi chiede se starò qui ancora tanto, gli rispondo, spero che stia guardando la diretta, con un no, perché comunque devo andare a badare a mia moglie. Va bene, dimmi quanto Oh, ma tempo che ce lo gestiamo. tranquillo, tranquillo, No, adesso mi no. sposto velocemente nella punto di ricarica, bello di avere la sedia con le ruote. Ragazzi, vi chiedo scusa se ora vedrete magari un pezzo di casa mia che è tipo il 15-18. Ma questa è la terna ed è sempre un casino. Ecco così. Mi Allora. vedrete nella mia bruttezza. Allora, fammi vedere. Ok, messo in carica, però non prende la carica. Benissimo. Bene, mi sta avvisando con il 9%. Ok, è carico. Meraviglioso. Allora, Max, ti lascio un attimo la parola che rispondo alla Vai, vai. mia consorte. E ti Allora, lascio io un rispondere attimo alle che sto domande. guardando se trovo qualche bel crancotto. Però non vedo roba interessante. Beh, volendo, c'è Rappa la Super Shad Rap oppure il Super Shad Rap. Comunque sono due esche che vengono utilizzate, cioè la seconda è un'esca che viene utilizzata da anni, al siluro. Ok, eccomi qua, tornato per... Io voglio vedere una cosa, tra l'altro. Una delle prossime esche che mi prenderò per il Lucio probabilmente sarà il Super Shadow Wrap, quello nuovo. Perdonami. Super Shadow Wrap. Poi devo andarlo a vedere. Rapala. È un jerk da Lucio, praticamente palettato. C'è delle belle colorazioncine che mi servono a me. Naturali. Max, Matteo ti sta chiedendo di andare a vedere il video che ti ha mandato su Instagram. Io ho Oddio. molto paura a farti questa richiesta. Dici un po' i fili per i crankbait. Perché la Fili per crank. crankbait. Cioè, nel senso, cosa si va a utilizzare? Potrebbe assolutamente. Allora, tu mi parli di crankbait in rotarea. Sì. Ah, ok. Sempre meglio No, fare la distinzione. Allora, parlavo proprio l'altro giorno con un amico di questo discorso e siamo giunti bene o male alla stessa conclusione. Nylon si preferirebbe a top water e trecciato in profondità, ma se non si possono avere 12.000 canne con un rod pod che neanche quelli che quando vanno a fare le gare a Trotalago. Io sinceramente preferisco farmi la mia bella canna montata a trecciato e tanti saluti ai sognatori. Ovviamente si parla di nano trecciati, roba veramente. 004. Ecco, 004 già lo considero il mio limite quasi massimo per la Quanto sono pesca arrivati in al. basso? Ma mi pare che abbiamo uno 002 o 001 addirittura. Minchia. Però lì si parla proprio su canne ultra sensibili, ultra morbide, perché Spacchi il pesce subito. lì, sì, lì il pesce si deve andare a piccare, cioè non lo ferri, accelera il recupero e basta. Allora, vediamo un po'. In che situazione usare i jerk? C'è il jerk sull'area? Cerca d'aria, stai chiedendo? Faccio questa domanda, eh. E Matteo chiede invece se ti è piaciuto il video. Sta diventando il nostro eroe. No, ma Matteo, che tu non lo conosci bene. Il live è sempre molesto. Però ti riattiva la chat, è una Sì, buona cosa. sì. È perché oggi è ancora tranquillo.
Ah, quando si scatena è Eh peggio. sì. Matt J7, chiedevamo a te, il jack in che esca vuoi sapere come va usato, in che quando va usato? Ah, da Lucio, ti lascio parlare a te che sei più esperto. Ah, ok. Ah. Beh, i jerk da luccio, il jerk è un'esca di stimolazione. Infatti, tante volte capita che il jerk viene aggredito una volta sola. Io lo vedo più che altro che un'esca che è usata appunto quando devo andare a stimolare gli attacchi. Non c'è il quando, ma magari la giornata, caput mundi, non si piglia niente, non si muove nulla, devo ripassare, la faccio jerk. Serve proprio per stimolare l'aggressività del pesce. Poi c'è mille modi, sono mille modi per recuperarlo. C'è anche, è capitato anche a me di fare giornate di pesca in cui lo lanciavo e lo recuperavo dritto per dritto, perché col suo minimo di wobbling che mi dava avevo delle ottime situazioni di pesca. Comunque ero sempre in pesca, avevo sempre pesci che attaccavano. Non mi andavo ad ammazzare, a continuare a cercare tutto il giorno come un pazzo che non serve. Il jerk non è la pesca del tutto il giorno, c'è chi piace farla, io a me piace farla, ma limitatamente, cioè mi concedo una mezz'ora, un'ora ogni tanto durante la giornata di pesca per farla. Non continuo a cercare a raffica perché sennò ti si spezza la schiena. Penso che Max sia d'accordo con me, cercare tutto il giorno perdi le braccia dopo un po'. Ma ne No, vale la comunque. pena. Ho avuto tanti. Io la maggior parte degli attacchi li ho avuti a jerk l'anno scorso. Ah beh, se sei un pescatore costante da jerk, sì, io contrariamente, essendo un pigro nato, fatto e finito, sono un pescatore da swim. A me piace vedere l'esca che si muove come un pesce e avere le reazioni su quell'esca lì. Ma io sono un cocciuto, un testardo, quando mi dicono no, fuori fa freddo, i glani non attaccano top water, lascia stare perché così cos'è? Io prendo la canna, metto il propeller e vado tutto il tempo sul fiume a cercarli a propeller. E cavolo, a fine giornata deve venire fuori. Io ormai, cioè, ho pescato abbastanza nella mia vita, breve o lunga che sia, quindi posso dire scelgo come pescare quel giorno, non devo per forza fare la cattura, me la faccio come dico io, ecco. Sicuramente il jerk nella gamma delle esche da luccio è l'esca più redditizia di tutte, perché che abbiano voglia di mangiare, che non abbiano voglia di mangiare, che giratela come vuoi, è probabile che quel giorno li tiri fuori. Ecco. Aiuto, ho letto cose brutte. Cosa? Come ti chiami su Instagram che ti mando anche a te il video? No, evito. Dovrei sbatterti e cercarmi su Facebook e poi Non arrivarti penso come ce su l'abbia Instagram. Facebook. Vabbè, dai, mi trovate anche su Instagram. Luca con la K underscore Ratti. E che la paura abbia inizio. Allora, ti chiede Matteo, mi dai qualche consiglio shad per Lucci e Bass? Shad per luce bass. Secondo me per Bass sono molto meglio altre esche, però. Sì, ecco. Lo shad a bass è per quello che mi ha messo un attimino in crisi questa richiesta. È un po'. È quello usato meno, cioè se parli di bass Esatto. fishing senti jig, senti crankbait, senti jerkbait, senti chatterbait, spinnerbait, però le esche più usate sono jig, crank e Cioè, esatto, jig, crank, jerk. Che dopo le magari gomme classiche montate in i mille modi, gamberi, le creature, però Carolina. lo shad è l'esca meno usata al bass. Sì, esatto. Mentre se parliamo di luci, lì la gamma che c'è sempre lì, non c'è un'esca, io almeno che preferisco. Io ho la fortuna di, perché io mi reputo molto fortunato a lavorare con Ilex. E come ho detto prima, durante la live abbiamo un ottimo team di sviluppo che ci ha permesso di avere esche
sempre comunque valide, validissime. Non ho bisogno di andare a guardare altri marchi, ecco. Vi sto In mandando effetti, un video in... Ti sto Bart mandando... J7 pone il giusto quesito. Sono tutti Matteo. Sì. Ma... Adesso mi chiami il mio nome in Matteo. Ti ho mandato un video su Facebook e dopo ti guarderai video ineditissimo che hanno visto solo pochissime persone di un luccio su un jerkweed. Bene, bene, bene. Ah, dice Matteo, Sì, ho visto, ho visto, ho per i visto. bassi intendo gommine tipo shad in generale. Qui lascio a te, Max, un po' di agio. Ma gommine tipo shad, fammi pensare un attimo. Perché io, cioè... Scusa, scusa un attimo, Vai, vai. Giacomo, se cerchi me su Facebook è Luca Ratti scritto normalmente. Non è una foto di pesca, se è per quello, non mi troverai mai con una foto di pesca. Mi trovi nella foto del mio matrimonio, mentre se mi cercate su Instagram è Luca con la K underscore il trattino basso Ratti. Perdonami l'interruzione, No, Max. prego. Ma bene o male, se vai anche a light a bass, io ti consiglio il gambero. Gamberi che possono essere a 5-7 cm, che sono messi con un ammetto Texas oppure anche spiombato, sono la soluzione che vanno meglio. Perché proprio sta nell'istinto del bass, mangiare il gambero è uno dei suoi pasti principali. Zerk va bene un po' dappertutto, soprattutto in sto periodo, dice, nel senso, ecco, te l'ha scritto. Va bene anche in piccoli laghi, assolutamente sì, non c'è un Soprattutto perché, con lo come ho detto prima, suspending. non è che è una regola il jerk che devo pescare sempre in acqua fonda o no, il jerk è un'esca, la dobbiamo usare per provarla, ma secondo me per il luccio è l'esca principe. Cioè, Anche per sono me. io che sono pigro e non amo usarla, ma è semplicemente una mia pigrizia. Per la maggior È parte degli un'esca attacchi. che secondo me è l'esca luccio uguale esca jerk. Guardate, la maggior Fine. parte degli Oggi attacchi li tutto. ho avuti sul jerk io l'anno scorso. Cioè, parlo di 20 attacchi. Sì, gamberi, gamberi. Allora, io mi sono perso il discorso principale perché ci siamo allargati alle domande. Stiamo parlando a No, giusto un po', eh. trotare. Stiamo Eravamo parlando a partiti dal trotare. trottare, siamo arrivati a parlare di jerk al luccio, ma è giusto, è bello della diretta. Sì. Dico, abbiamo perso... Ah, ti ho mandato il video, preparati. Dopo lo guardo, devo guardarlo dopo per Ah, è vero, forza, perché perché sennò il lui ha il cellulare mi telefono. implode. Io sto facendo tutto dal telefono, ragazzi, perché ho il PC, ce l'ho. Qua sopra la mia testa c'è il mio PC e io sono qua sotto per quello. Il mio PC, mia moglie, non è neanche il mio. È quello della I tuoi ditta. jerk da luccio, vabbè, non sono tanti. Intanto tu parla. Allora, scusa un attimo. Sì, Giacomo mi ha iscritto. Sì, sono io, hai indovinato. Complimenti. Hai vinto. Boh. No, comunque ragazzi, assolutamente merita tantissimo la pesca jerk, piccoli o grandi laghi che sia. Di troppo fai anche mi consigli. Ah, di trotare, intendi, Matteo? Tutti, Sì, Matteo mi è possibile. arrivato. Penso fossi tu, penso proprio di sì. Mamma mia, mi sto facendo scappare il cellulare. Allora, poi ho l'altro quello che ho fatto vedere prima. Questo è uno. Sì. Ah sì, Matteo. Matteo Maini mi ha chiesto che crank ti consiglio. Allora, io ecco quello che, scusate, piccola parentesi, quello che ho in mano, il Bone Max è un ottimo crank da luccio Jerk. che aveva in mano. Hola, belle belle.
Sì, Matteo, ti dicevo, da Crank io personalmente, come si evince, collaboro con Ilex e mi trovo un gran bene con le skin che abbiamo noi. Noi non solo come Crank, ecco, vedi, quella è un'esca buona. Noi abbiamo i Buriburi, i Civi Panicra, che ci rendono veramente alla stragrande, anche perché con la nostra gamma di esche possiamo andare a sondare tutti gli strati d'acqua e abbiamo una gamma di colori che ci permette di avere sia azione su pesce abbastanza fresco o comunque attivo, se su pesce molto apatico e smaliziato, il ricercarlo sul fondo non è un problema. Abbiamo i Civi Panicra, abbiamo i, oddio, i Buriburi, i Tafdenti, di esche ne abbiamo. Poi, di esche, se si vuole spaziare anche su altre, su altri marchi, attualmente nel settore case come Valkane la fanno assolutamente da padrone. Cioè, io sono uno che ha pescato tanto anche con Valkane, non mi vergogno a dirlo, cioè, non è che, oddio, non posso perché lavoro in un'altra azienda. Lo dico tranquillamente, sono uno che pesca anche con Valkane. Però se tra le due devo scegliere, pesco con la mia, ma perché? Perché dietro c'è uno studio nostro e comunque sono esche validissime, non hanno nulla da invidiare ad altri mari. Negli altri abbiamo solo da invidiare che in Italia siamo stati spinti molto di meno anche dai negozianti che hanno avuto quasi uno scarso interesse perché da subito la T3 Distribution ha avuto la competenza di lavorare nel migliore dei modi e portare avanti il marchio Valken nel migliore dei modi. Allora, sto cercando di leggere se vuoi anche Alzato. altri. Per favore, puoi dire a ma... Mi sono Lascia saluta Matteo, che sennò qua impazzisce. perdere. No, dopo. Mamma, mi saluti. Guarda, mamma, sono su Facebook. Guarda, mamma, sono su YouTube. Questa è una vecchia battuta che non so se si fa ancora perché io sono vecchio. No, Una vecchia è battuta che troppo vecchio, facevamo. siamo dei boomer, lo so, siamo dei boomer. E allora, Si faceva boh nel 2006, roba del genere. Allora, spero vediamo di non aver scassato la sedia. un attimo. Allora, parliamo di pesca. Ah no, perché l'ho parlato prima? No, Matteo, basta parlare di perca. Basta. L'abbiamo fatto in 5 minuti un riassunto, beh, 10 minuti un No, è riassunto della vita del perca. perché avevo già fatto un video. Quindi sapevo già cosa dire. Ah, boh, allora, essendo già preparato, tac. Ho fatto copia e incolla. Ma io penso che nella pesca ci sia un po' la libertà, senso, ci sono talmente tante pesche, tante tecniche, tante cose che potremmo stare qua a parlarne per anni. Milioni di filoni di pensiero e milioni di cose che Sì. non ne veniamo più a capo se ci mettiamo qua a parlare di tutto quello che vogliamo. Ecco, per quello che comunque abbiamo fatto un salottino rilassato per chiacchierare un po' di spinning, casting e cose così. Guarda, se Vai col Matteo. FOS. Vai col FOS e i reali. Vedi, Matteo si propone anche i reali, cosa buona e giusta. Vuoi vedere qualche gomma da Foss? Ecco, Qualche ha detto, non la collezione 2090. questo è quello che mi porto dietro io per andare a Foss Fishing. Giusto due cose. Sì. Perché mi annoio sempre con le stesse esche, quindi cambio, giro, robe. Scusa, scusami.
Ma piccola parentesi, Matteo Moretto, anche se il mio accento non si sente più perché è da troppo tempo che abito qua, io di origini sono veneto, Adesso mentre, che la e serie. occhio all'abbinamento, perché Occhio. metà sono di Rovigo e non Mentringo, e per metà sono di Padova. Ah, la pace. Oh! Ah, adesso parte in E me, adesso, me lo dici. come Molto lontana mettete? l'Islanda, eh. Adesso partono. No, perché ci ho Adesso fatto sto sì e no 4-5 cazziata. video con. È molto lontana l'Islanda. Dopo in live, dopo. Adesso vengono tutti a scriverti su Instagram. Ma dov'è Padova? Padova, sei fuori, Vicino passaporto. all'Islanda. Ciao Vic. Ciao Allora. Vic. No, hanno chiesto del persico, quindi reali. Scusa, I che... reali. C'è una parentesi enorme che si Ciao può. Matteo. Ci Bello saluta. del reale che lo si può approcciare con la pesca del bass. Cioè, prendi la pesca del bass, magari rimpicciolisci un po' e lo puoi prendere. Allora il video che ti ho mandato lo Sì, ho visto. capisci. È certo che lo capisco. Figuratevi che c'è mia moglie che purtroppo o per sfortuna è voluta venire con me in Veneto una volta, lei di origine siciliana e calabrese. Abbino, abbino. Immaginatevi com'è stato quel primo giorno. Mi guardava, ma che lingua è? Allora noi altri veniamo qua da Padova e ne beva il prosecchino. Bello della pesca reale, cioè io ne ho fatti molti pescando con attrezzatura da bass, puoi usare un po' di tutto. Cioè, la Charging pesca. battery. Mi ha detto che sta caricando la batteria. Allora, la pesca al reale la puoi fare con testine piombate, a drop shot, a Texas con esche più o meno grandi. Puoi partire da esche da 5 cm e arrivare a esche da 10-12 cm con gamberi, worm, shad. Cioè, il mio pesce più grande l'ho fatto su un black minnow da 12 cm. Un'esca così. Senza contare che qua ci andrebbe la testa. Cioè, no, non un'esca Charging piccola. battery. E si può utilizzare veramente di tutto. Dopo c'è chi gente fortunata rispetto a me che li può fare a topwater, li può fare a jerk, che è una roba che mi piacerebbe un sacco, però non posso. Li puoi fare a crank, ma crank di dimensioni modeste, 5-7 cm, jerk anche da 10 cm. È un pesce che non combatte tantissimo, però quando ti arriva quello d'Italia è un bel divertimento, è una bella emozione. Chiedere a Max se ce la fa sentire adesso. No, no, no. Meglio di No, no, mi bannano meglio evitare. tutto. Non so perché, ma meglio evitare. Il reale lo si può fare con canne che possono essere delle 0,55 come delle canne che possono essere delle 7,30. Dipende un po' dalla zona. Fili che possono essere dallo 0,12, so che in lago usano anche 0,12 dove sono particolarmente sospettosi, dove c'è un'acqua pulita, eccetera, eccetera. E si può usare anche un 25, anche un 30 su certe zone. Sì, non c'è una taglia minima o massimo, ecco. Sì. Idealmente poi c'è un po' la situazione da capire com'è di volta in volta. C'è un po'. Esatto. Cioè, perché c'è zone in cui. Beh, io il più grosso l'ho preso con un trecciato da trottare che si rompe così. Per farti capire. Un trecciato dello 004. Sì, Matteo, grazie. Versami un bicchiere di vino, per piacere. Ho avuto un fiale, uva. Uva, no, vino. Ah, vabbè. Bel No, graspo. ragazzi.
No, No, se solo una vuoi carne. chiudiamo adesso, perché ormai siamo 2 ore, ti ho trattenuto qua contro il tuo volere. No, beh, contro il mio volo, sono stato io a dirti facciamo una cosetta, così almeno No, riempiamo scherzo. un po' questo tempistiche massacranti che ci stanno chiudendo in casa a farci morire. Dai, chiudiamo qua oggi e dopo magari portiamo un altro giorno, che così stai tranquillo. Prossime volte magari Prossima facciamo settimana. qualcosina di Diverso. un po' diverso, vedremo un po' cosa inventarci, perché Prossima oggi già volta non ci abbiamo solo fermiamo un'ora e frustrato. mezza su un luccio e magari parliamo. No. Purtroppo con me quando si tocca il tasto luccio parte. si innesca una cosa Matteo, che riesco non a si può leggere, sì. fermare. Ricorda Max di salutarmi per favore. Max, se non lo saluti a Allora, Matteo, facciamo, lo ti saluto tolgo il adesso. saluto. Matteo, buonasera. Boh, ce l'abbiamo fatta. Ciao Matteo. Beh, chiudi, stacca tutto qua. Stacca, stacca, stacca. Vecchio Stacchiamo video che tutto. girava secoli fa. Va bene, Nel caso, Max. aspetta un attimo, nel caso non si fosse capito. Cosa? Adesso voglio sapere cosa. Buongiorno. Nel caso non si fosse capito. Che ore sono? Che ore Le sono? 5 e Sì. mezza. È perché io ho tutto chiuso, quindi non vedo fuori. Nelle Esatto. tenebre. Va bene, dai ragazzi. Per questa live è tutto. Spero che vi siate divertiti in queste 2 ore. Fate anche 2 risate, penso proprio di sì. Matteo in particolare. Sì, Matteo ha dato il meglio di sé. La prossima Sì. volta sarò un po' più attivo, un po' più attrezzato se riesco. Ecco, con PC diviso da telefono, così almeno riesco a fare le cose fatte meglio. Così ti puoi godere tutta la ignoranza di Matteo. Ecco, così riesco a vederla a maxi schermo. Ah, Oh, a potenza. guarda che ti devi guardare il Sì, video di Matteo, guardo Matteo. il video, tranquillo. Non vive più. Dai. Dunque, torneremo prossimamente in live noi due. Io comunque nelle prossime serie vi avvertirò che verrò in live. Se c'è qualche ultima domanda veloce, la rispondiamo subito. Vediamo un attimo. Aspetto giusto quei 2 minuti, che magari c'è una domanda lampo che volevano chiederci. Ciao Giacomo, Perché tu vedi chiedo dalla... i tuoi saluti, Max, devi salutare il tuo Ciao pubblico. Giacomo, fiore, pa... Ok, no, allora... Queste no. Va bene, dai ragazzi, per quest'oggi è finita qua, però come ho detto ci rivedremo presto. Ciao Luca. E Ciao Max, ciao a tutti ragazzi, alla buona prossima. E serata e state in casa. preparatevi la roba da Lucio. I Preparatevi tutti i cavetti. gavettini. Abbiamo occasione di sistemare l'attrezzatura. Cosa volete di più dalla vita? Sì. Meglio così. La Controllate bene pescata, tutti i magari. trecciati, tutti i fili. Beh, magari. Ciao Ai. Matteo di nuovo, così per essere sicuri. Sicuri. Pa, 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 pa. Ciao Ciao a ragazzi. tutti! Ciao a tutti.